è già finito. No, alla fa i colpi quando è finito. Hai visto quello lì? Non mica beccato. Lo stai beccando tutti. Automatico. Sì. E lei si sì. Filmato. A fare la foto è difficile per Calia. Punto più stretto è Arona. Arona in gira, punto più stretto. Arona in gira, Domenica ci sono i fuochi in mezzo al lago giù là. Vieni giù che mi aiuti a fare il mercatino. Se vieni giù mi aiuti a fare il mercatino Angera. Angera? Lo facciamo la sera, alla notte. Perché c'è i fuochi d'artificio. Devi caricarmi la batteria. Vado su sicuro. Domani la mettiamo sotto. E ricorda. La batteria della. Per la luce. Per fare la luce. Perché se sto dalla parte opposta non ho la luce. Dopo c'è un coso. Non si vedono col cellulare. C'è la batteria, poi c'è un motorino, converter si chiama, che fa 220. Possiamo mettere sotto lampadine del 220. Quella macchinetta piccola. 5-6 lampadine. Sai, allora non si usa più quei generatori che fanno spunta e rumore. Beh, sono cambiati i tempi. 5 ore possiamo stare. Vabbè. Allora domani perché carico se mi mettono dalla parte opposta che non ho. Perché le batterie una volta al mese vi ho a caricare. Se no si vanno caput. Ok. La Laura mi ha già messo su che le piace la mia foto che ho messo. Non si vede, non si vede dentro. Mettilo lì. A noi barba scintilla. No, no. Ce l'hai fatta con la macchina. Ah. Non c'è fatto. Dove sta andando? Come vede, viene. Ma dopo lo può sincronizzare, no? Lo carico sul computer. Sul computer, ma puoi tagliare dei pezzi. Ma cosa non sono capace. Oh, è un casino, guarda, sto imparando. Oh, che bello questo qua. No, io li faccio là. C'è lì sopra la testa. Questo è proprio bello. Allora è capace di fare 100 metri quadrati. Anche la cosa così. Proprio bello. Ma non c'è i soldi.
chissà non ha fatto niente. È tutto un caos questo computer, io qua non posso mettere neanche euro. Ci abbiamo la torre. C'è la torre il pino in mezzo. E l'antenna di là proprio. C'è la torre il pino di là. Pensa che già Massimo lo prende, noi qua non possiamo fare un cazzo. No, io ho la chiavetta, l'unica cosa è la chiavetta. Passa via di strisce. Va un po' più lento. Adesso ci sono dei apparecchi che puoi attaccare alla corrente? Sì. Adesso hanno la Telecom, ha messo... Anche la Vodafone? No, la Vodafone va solo la chiavetta. Va solo. No, c'è un'altra cosa adesso. C'è il modem che si può fare con la TIM, ma vogliono 40 euro al mese. Nessuno. Col modem. Allora con la chiavetta con 15 euro al mese mi va. Perché io il team non voglio togliermi il telefono normale. Vabbè, no. Perché qua la Vodafone non va, poi io col telefono. Ma adesso non hanno mica fatto la. Le fibre ottiche sono partite. I primi 6 mesi te le danno gratis, dopo 40 euro al mese. 40 euro al mese? Con il telefono ti mettono dentro tutto. Devo comprare il modem. Guarda che bello. E che adesso anche quei mercatini non ti chiamano più, devi. Se non hai l'email non ti. Non vale niente. Ormai va tutto con quello. Io tante volte dico che non ce la faccio la finta tonta. Adesso è stato 3 giorni che siamo stati senza lavoro. Sì, c'è stato qualche giorno che... Sì, però io ho fatto 3 reclami. Di solito noi lo dicevamo a Elisabetta per i cellulari. Elisabetta non c'è Vodafone, è saltato. Lei telefonava come comune, ci faceva il servizio. No? Cavolo, il Maccagno si è quasi incazzato. Alcuni ma non si arrabbino, quindi noi facevamo così, se lei non lo vuol fare non lo faccia. Cosa vuol dire? Ditemi. Miseria, se telefonate come comune magari hai capito. Fa più forza. Ecco, è quello il discorso. E c'è stato anche qua su Porto Ceresio, qua su al monte, tutta la zona lì è saltata. C'è a casa suo fratello. Quanti chilometri? Allora. Ma in coscienza, se cade e si fa male non c'è nessuno, né uno né l'altro. Ma che c'è il di lavoro? Ok. Non lo so, è andato via. Lei è andata, ne ha preso uno e è andato a Lorenzo. E lui è andato via prima di lei. Così non rovinatemi la vita, la tira sulle gille. Questo è qua che gira. Lo sa, Giorgio gli aveva detto che il papà era andato via. Su me perché l'ha tirata su le nai anche lì e la San Gir testo.
Oh, che mondo! Forse noi siamo troppo vecchi. Il finale deve essere bestiale. Bruciando l'aria. Ma lo scafo lì questo adesso che bello. Ha finito tardi il lavoro la ragazza. Avevo partito tardi. Bianchi, rossi, la Svizzera, eh? Livano sarà là che guarda anche lui. E lei lì da ronco sopra sponda li vede. Ma deve stare in casa con i cani. I cani hanno il terrore. Sì, c'è la Vivi, la piccola, poi... Abbiamo fatto pulire quella poltrona. Sì. Tutta è venuta. Bene. Adesso devo incerarla. Devo non mettere pitture, devo incerarla, nutrirla perché è secca. Neanche uno. La testa di uno spillo c'è su. Bene. Tutto, ma è ancora tutto il pomeriggio, è in due. Vabbè, ci credo. Quella lì deve venire fuori. Ah, se trovi la stoffa giusta viene bene. Io non volevo, io avevo in giro quelle griglie che mettevano davanti i calorifero una volta. No, non mi piace compensare. Sei tagliati con pezzettini dentro. Volevo mettere quella. No, allora preparo ancora la paghetta viennese, la cerco e la faccio come era originale con la paghetta viennese. E poi metto un cartello, vietato sedersi. A trovarla. Se sono capace vado su internet, cerco dove ero, glielo chiedo alla Laura. Ma si trova, penso senz'altro. Sì, la trovi. I chiodi? Ma quelli normali? Mettiamo pure i chiodi di legno? No, normali. I chiodi di legno, casino. Io adesso li trovo. Devi bucarli tutti ancora col trap e lavorare. Ma che bello. Adesso sto cercando, devo guardare anche giù in giro se c'è due lampadari con tre braccini con le gocce per mettere la scala qua
Voglio fare il lampadario in sala, una scala vecchia, ah, attacco solo le lampadine sotto. Una scala vecchia. Ma sai che se io avrei il locale a pino da mettere dentro quello che c'ho qua che devo fare? Ma che bello! Dopo non so dove mettere. Bisogna vedere il brignolo, Maurizio Chica. Ma si vuole l'affitto, vuole i soldi in Maurizio. Guarda che meraviglia vuole. Quello là. Dobbiamo vedere quanto vuole. No, no, io avevo detto al Fulvio che mi piaceva avere la torre, la fai nell'appartamento. Per mettere dentro un locale, ma si metteva sulla torre, i libri, una bella poltroncina che andava sui vecchietti a leggere, in una parte un piccolo museo. Sai qualcosa di... Ma lì era, hai capito, Kiki? Sì, sì, sì. Le che ho nella testa. Ma la scala è brutta con l'idratura, è stretta. E poi ho rotto... Chi è che si arrampica? Ma lo stesso. Ho rotto le palle al Porsilvio, ho rotto le palle al Mauro per avere quel pezzetto lì che dove c'era dentro il 111 a fare materassi. Per avere quel... Guarda che quello lì era favoloso, il negozietto. Ma che mia gabinetto. Ma non un negozietto da andare dentro a vendere, fare l'esposizione, mettere dentro... Vuoi in più un tiro, signora, io devo andare... Ma io non me ne frega niente, me ne frega. Dario, viva la Svizzera! Hai capito? Non me ne frega niente a me il vendere, è il far vedere. Capito? Anche qua, quando facevo le feste, era bello mettere giù la bancarella, ma non... Per vendere, perché non me ne frega, ma per far vedere l'artigianato. I tedeschi qui cosa vedono? Un cavolo qua da loro. Capito? Sì. Sai quando siamo in giro così, come si fermano, guardano, non ti comprano niente perché hanno paura, è pauroso. Sia il germanico che lo svizzero ha paura che li freghiamo. Ma sì. Sono titubanti, però si fermano, guardano, fotografano, sai, è proprio, lo vedi il turista, ma è lì, ti dà già soddisfazione, ti dà. Aspetta, qua.